Loredana Lecciso perde il confronto con la figlia Jasmine. Puoi fare la valletta. Loredana Lecciso alle prese con un follower che ha le idee chiare. Jasmine Carisi ha già superato la mamma in quanto bravura. Loredana Lecciso non potrebbe essere più fiera di sua figlia Jasmine Carisi. La giovane cantante sta cavalcando l'onda del successo dopo il suo fortunatissimo esordio in TV con The Voice Senior. Lo show di Rai 1 è stato condotto da Antonella Clerici, e in questa occasione, Jasmine ha rivestito il ruolo di giudice in coppia con il papà Albano, dimostrando tutta la sua bravura e genuinità, divenendo una delle preferite del pubblico. Sebbene ancora giovanissima, Jasmine ha dato prova anche del suo talento. Infatti, nel 2020 ha pubblicato la sua prima canzone Ego. Un brano rap che, naturalmente, dato il genere completamente opposto, si discosta dallo stile del noto papà Albano. Ieri pomeriggio, 9 gennaio 2021, la giovane prodigio è stata ospite di Silvia Toffanina Verissimo, dove il pubblico di Canale 5 ha potuto conoscerla ancora meglio. Loredana Lecciso non poteva che esserne orgogliosa e infatti ha mostrato tutta la sua approvazione su Instagram. Ad attirare l'attenzione, uno scambio di battute con un follower che ha avuto parole di elogio per la figlia e non tanto per lei. Loredana Lecciso. Il confronto con Jasmine Carisi. Il botta e risposta con il follower. Ospite a Verissimo, Jasmine Carisi si è raccontata a 360 gradi. Inoltre, ha avuto l'occasione di esibirsi live presentando così ai telespettatori il suo inedito intitolato Ego. Recentemente, la cantante ha svelato a chi chiede consigli per la musica, e sorprendentemente non è suo padre Albano. Loredana, da mamma orgogliosa, ieri ha pubblicato foto e video della figlia negli studi di Verissimo. Ha catturato l'attenzione di un follower che ha paragonato la Lecciso alla figlia Jasmine, riconoscendo a quest'ultima molte più doti. Oltre che bella, sa anche argomentare, è spigliata, sa togliersi dagli impacci, può già presentare qualcosa mentre la madre, più che presenzialista o la valletta non può fare di più, ha scritto un utente, ricevendo una diplomatica risposta da parte della Lecciso. Grazie per le belle parole spese per Jasmine.